Pronto? Renato, è una settimana che non rispondi. L'irreperibilità è una cosa che tu non ti puoi permettere, Renato. Io posso essere irreperibile, tu no. Dimmi, Stanis. Ma cioè, come, tu fai un film per il cinema e non me lo dici? No, ma t'avrei chiamato. Guarda che non è neanche sicuro che si faccia sto film, capito? E non ce n'è ancora neanche una sceneggiatura, figurati. Fammi fare Fini. Eh? Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, te lo faccio io. Ma non c'è Fini nel mio film, Stanis. È un errore, è un errore. Tu vuoi fare un film sull'Italia senza Gianfranco Fini, Renato? Senti, Stanis, abbi pazienza, io ho tanti cazzi. Va bene, quando facciamo il cast magari ti richiamo, va bene? Rimaniamo così. Renato, se mi tradisci io mi ammazzo, però. Te lo devo, ti devo dire la verità, mi ammazzo, lo sai che lo faccio. D'accordo. Mi tolgo la vita, ciao, Renato! Ciao, Stanis. Aiuto! C'è qualcuno! Stanis! Oh! Sto stronzo! Il vostro amico ha ingerito un'intera confezione di antidepressivi. Abbiamo proceduto con un'iniezione di Narcan. Abbiamo controllato la pressione, sta meglio, sta molto meglio. Sì, possiamo stare tranquilli? Tutto è sotto controllo, non vi preoccupate. Ah, invoca alternativamente il nome di René e quello di Gianfranco Fini. Renato! Stanis! Renato. Ti dico una cosa sola, Renato. Gianfranco Fini. Perché non sono un imitatore, Renato. Io gli do proprio un'interpretazione del personaggio. Dai, Fini con le cravatte rosa, con le sigarette, con le... il senso delle istituzioni. Come? Il senso delle istituzioni, Renato. Sì, sì, ma stai tranquillo. Senti qua, senti qua. Parla manso. Volevo presentarle una carissima amica, la signorina Marina. Delfina, quanta bella gente. Grazie. E che vino. Grazie, Eminenza. Marina, ci puoi lasciare un po' solo? Scusate, avete da accendere? Mi rendo conto che da presidente della Camera dovrei dare il buon esempio, ovviamente. Stop! Perché? Stanis! Sì? Scusa, ma che cazzo fai? Ma che cazzo dici? Ah, per piacere, guarda, ti taglio la parte, attenzione, guarda che peraltro non è neanche Fini, è uno che sta sullo sfondo alla festa, Cioè tu hai paura di fare i nomi, René? Smettila, Stanis. Ti do 10.000 euro se mi fai un primo piano, Renato. No, dai, ti tengo a 20, Renato. È un piacere. Come va? Tutto bene, grazie. Ho sentito dire che vuole entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Sì. Il mio sogno è fare l'attrice. Ah, è una bella sfida. Via, via. Ha già avuto esperienze in questo campo? Non ho mai studiato, no. No, no, perché non lo fermo? C'è un uomo d'affari molto importante qui alla festa. Una persona che può aiutarla. Come va? Non stoppate! Dove va? Via, via! Placcalo adesso! Ecco, io vorrei capire meglio. Se vuole, glielo presento subito. Improvvisamente non mi sento tanto bene. Si tratta di un attimo. Mai e poi mai svilire il ruolo del parlamento. Ogni cittadino ha dei diritti, ma anche dei doveri. Francamente. Come le stavo dicendo? Lei perde l'occasione.